Salve a tutti, Alessio Santoni, agronomo. Oggi parliamo di deposito carburanti presenti nelle aziende agricole e nelle aziende conto terzi che effettuano lavori per aziende agricole. Sono usciti due decreti, un decreto a novembre 2017 e un decreto successivo a maggio 2018, per quanto riguarda la regolamentazione della presenza dei depositi carburanti nelle aziende agricole. Questi due decreti, questi due regolamenti sono importanti per due fini: uno ai fini del pagamento della PAC, l'altro ai fini della regolamentazione dell'approvvigionamento del gasolio agricolo, quindi della richiesta del gasolio che ogni azienda, sia azienda agricola che azienda conto terzi, effettua presso la propria regione. Cosa indica il decreto del luglio del novembre 2017? Allora, innanzitutto dobbiamo fare due distinzioni: da 0 a 6.000 litri di contenuto da parte del deposito della botte, quindi da 0 a 6.000 litri non è necessario effettuare la richiesta di autorizzazione presso il comune o i vigili del fuoco. Sopra ai 6.000 litri, cioè un contenitore con capienza maggiore di 6.000 litri, occorre invece effettuare richiesta al comune e ai vigili del fuoco. Cosa dice il decreto del novembre 2017? All'articolo 4 dice che tutti i vecchi contenitori acquistati prima di quella data, e quindi facciamo riferimento alla data del 6 di dicembre, che poi è entrata in vigore a gennaio, tutti i contenitori del gasolio agricolo che hanno e sono in possesso di certificazioni sia nel marchio CE ma anche di certificazione di omologazione sono regolari, a patto che rispettino tutte quelle normative riguardo le distanze dalle civili abitazioni, le distanze dai fabbricati ad uso rurale, quindi magazzini, capannoni, e le distanze rispetto a arbusti, piante, eccetera. Ora, chi invece, e quindi coloro che hanno contenitori di gasolio agricolo inferiore ai 6.000 litri che sono omologati e certificati CE, non debbono fare nulla, nonché rispettare tutte queste distanze. Poi debbono avere anche i cartelli che indicano il divieto di accesso verso questi contenitori, e devono avere gli estintori, eccetera, eccetera. Mentre quelli che sono sopra i 6.000 litri e che non hanno alla data del decreto, sopra i 6.000 litri, che non hanno le certificazioni presentate presso il comune o i vigili del fuoco, devono praticamente acquistare un contenitore nuovo, perché ad oggi, se non hanno quelle certificazioni, quel contenitore che non ha più il bacino di contenimento del 110% non può essere detenuto in azienda. Ah, premessa, il decreto del dicembre 2017 prevede che il bacino di contenimento del gasolio agricolo debba essere del 110% rispetto al contenuto della botte. Ora però, facendo un'analisi del decreto che è uscito a maggio 2018, il 17 maggio, questo decreto cosa dice? Dice che nell'articolo 1, è definito come decreto transitorio, dice che è prevista la commercializzazione e l'installazione di contenitori di gasolio agricolo col vecchio sistema, quindi con il bacino di contenimento inferiore rispetto al 110%, purché abbiano tutti i titoli abilitativi e quindi certificazioni CE e omologazione, sino alla data a non più di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Quindi ci dice che tutte le botti nuove che
omologate, certificate, ma che hanno un bacino di contenimento inferiore al 110% previsto dal regolamento di novembre 2017, possono essere commercializzate, vendute e detenute in azienda. Quindi, nel marasma di confusione che si è creato con queste nuove norme, la situazione è stazionaria e chiara, cioè chi ha una botte con capienza inferiore ai 6.000 litri, detenuta in azienda, con certificato di omologazione e certificato CE acquistato prima del famoso decreto del novembre 2017, sono a posto. Cioè, almeno, però devono rispettare tutte quelle norme che sono indicate in quel decreto, cioè le distanze di sicurezza, i bacini, gli estintori, e cartelli identificativi e tutto ciò. Quindi, se un'azienda ha un contenitore sotto ai 6.000 litri, certificato CE e omologato, non ha nulla da temere, ma deve solamente rispettare le distanze di sicurezza. Il discorso è diverso per chi detiene deposito carburanti di gasolio agricolo con botte maggiore di 6.000 litri. A quel punto lì, se non ha tutti i certificati depositati presso il comune e i vigili del fuoco, purtroppo devono acquistare un nuovo contenitore con le nuove regole, cioè con capienza maggiore del 110%. Questa norma è importante perché regolamenta tutta la filiera del gasolio agricolo. Ma ora ci dobbiamo domandare cioè ci dobbiamo fare un'altra domanda. Ma i fornitori di gasolio agricolo che riforniscono le aziende agricole, quindi tutti i commercianti di gasolio agricolo, che arrivano in azienda e scaricano il gasolio presso i contenitori, forse non dovrebbero farsi una domanda e dire: il tuo contenitore è a norma? Perché in teoria il rischio probabile del commerciante che scarica un prodotto infiammabile su un deposito, una botte che non è a norma, forse potrebbe rischiare qualcosa. Cioè, questo è un discorso lineare, nel senso che se l'agricoltore è obbligato ad avere la botte a norma, la botte del gasolio regolare, sistemata in maniera precisa, lontana dai fabbricati, l'altra faccia della medaglia è che il fornitore deve scaricare il prodotto infiammabile su di un contenitore che è regolare, cioè che rispetti il decreto del novembre 2017. Quindi io porrei una domanda anche ai fornitori dicendo: state attenti a quando scaricate il gasolio. Però questo è un mio pensiero, che nella gestione della filiera del gasolio, della commercializzazione del gasolio, ha un suo senso. Quindi cerchiamo di rispettare questa norma dei contenitori del gasolio ai fini non solo per il rispetto delle norme, delle richieste del gasolio agricolo nei confronti delle regioni, ma soprattutto anche per rispettare le norme della condizionalità previste nel momento in cui un'azienda presenta la domanda unica, la domanda PAC, perché altrimenti si potrebbero incorrere a delle sanzioni. Quindi la norma è chiara, non ci sono problematiche difficili o delle interpretazioni complesse, è tutto abbastanza chiaro. Cerchiamo di
organizzare il tutto per non avere dei problemi riguardo non solo all'assegnazione del gasolio agricolo, ma anche per la domanda PAC. Spero di essere stato chiaro. Un saluto a tutti. Ciao ciao.